In attesa del rientro in Italia nel volo da Monaco di Baviera per Firenze, le sensazioni dopo una nottata che divide dalla prima sconfitta in trasferta in Eurolega? La nottata, oltre alla visione della partita, lo scambio di opinioni con lo staff, ha portato al fatto di quelle che possono essere i nostri obiettivi di miglioramento. Abbiamo fatto giocate positive, abbiamo avuto anche in tante situazioni energia difensiva. Quello che ci manca è la continuità. Eravamo a 4 minuti dalla fine del primo tempo meno 2, abbiamo finito a meno 13. Ci possono essere parziali negativi per le percentuali di tiro, ma saper ridurre i parziali negativi e magari anche più cinici in quelli positivi, penso che sia questo uno dei primi obiettivi. Da una parte la bassa percentuale nel tiro da 3 punti, dall'altra l'alta qualità di tanti di questi tiri che non sono entrati. Qual è il confine? Il confine, purtroppo non c'è confine, c'è la realtà. Credo che quando entra un tiro da 3 punti ti fa prendere più fiducia su quello successivo, fa cambiare la fiducia della difesa perché deve allargare lo spazio che deve coprire, quindi ovviamente le percentuali di tiro da 3 punti non solo aritmeticamente ma anche mentalmente influiscono molto. Cartello work in progress è ancora sulla porta dello spogliatoio, questo era scontato fin dall'estate, serve ancora lavorare. Intanto la partita con Bologna, che ha dimostrato di essere una squadra coriacea, Cremona ci ha creduto, tornando anche da uno svantaggio pesante. Sì, work in progress è il cartello della nostra stagione, siamo una squadra media che vuole crescere, la partita di Bologna è un test anche da un punto di vista mentale per crescere.